Avevo fatto tutte le prove possibili, avevo messo il transistor di sopra, mi sono detto qua ci va il blu, qua ci va il rosso, poi me lo riporto lì e mi segno i colori. È meglio segnati al contrario. E quindi avevo invertito i colori del transistor. Si è cotto il 2N1711, ma come c***o è possibile? Come p***o è possibile? Bruciato. Porco. Sono stanco. Stanco. Di questo schifo. Sto puntali di merda. Puntali di merda. Questi sono due diodi. Due porco. Tana della puttana. Fanculo. Io non ho un cazzo. Devo ricollegare questo stronzo con qualcosa di isolante e non riesco a capire cosa cazzo devo fare per isolare questa merda di transistor di merda. Affanculo. Calvario. Affanculo. Io mi sono rotto i coglioni. Porco. I coglioni esplosi all'ennesima potenza. Metto pure il cazzo restringente. Maledetto di. Aia, porco. Porco di. E insomma, si va avanti verso la realizzazione di quello che deve essere l'alimentatore fine di mondo per le 5 volt. Adesso mi è venuta la curiosità ed è il momento di fare qualche esperimento scientifico. Ora, questo circuito integrato, il 7805, ha determinate caratteristiche. Ora, io qua sul sito della ST leggo corrente fino a 1,5 A, ma secondo me questi, che sono del 2003 forse, 0338, chi lo sa, comunque... L7805CV, vediamo se troviamo la sigla esatta. Eccolo qua, 1,5 A, tensione di uscita sono diverse. Io ho un thermal overload protection, quindi una protezione termica e una protezione per i controcircuiti. È un SOA protection, non so bene cosa sia. Tolleranza, la versione A è il 2%. Ah, ecco, il 78 normale va da meno 55 a 150, mentre il C da 0 a 125 come temperatura di giunzione. Insomma, vediamo, io ho qua una resistenza da 5 ohm e con 5 volt, 5 ohm dovrei tirare 1 ampere. Intanto lo proviamo a vuoto e poi vediamo di collegargli questa resistenza. Vediamo lui quanto scalda grazie alla termocamera Vevor. Che accenderò immantinente. Il nostro banco di prova è così composto: alimentatore stronzone fine di mondo 5 volt ancora da rimontare, anzi da finire, da completare. Prendo l'uscita dal ponte raddrizzatore livellata, ho circa 20 volt continui, 19 qualcosa. Entro nel 7805 assolutamente senza dissipatore, esco, vado a un condensatore da 1000 microfarad 10 volt per livellare a sua volta e vado in serie a questo amperometro che misura le corrente e in parallelo a questo voltmetro che misura la tensione. Infatti, se lo accendo a vuoto ho 4,98 volt, ok? Però adesso se io gli ficco quella resistenza in serie io avrò l'orrore, avrò l'orribilità, avrò l'assorbimento, cosa che adesso proveremo. Accendo, ecco fatto, termocamera sul transistor che è a 20 gradi e a questo punto io collego la mia resistenza da 5 ohm ed ecco che invece di tirar fuori 1 ampere me ne tira fuori mezzo e il transistor comincia immediatamente a scaldare e siamo a 70, 85 gradi, 89. Va bene, per ora mi fermo immediatamente. Il
il transistor è diventato bollente. A questo punto sforziamo il transistor e vediamo come diventa. Riproviamo con il test di violenza inaudita. Abbiamo 4,97 volt e colleghiamo il nostro carico da 5 ohm su 5 volt. E quello scalda. E vediamo cosa succede. Perché io già sento un odore come di cosa che brucia. Però ecco che è sceso perché la temperatura è diventata troppo alta. Si è fermato. Si è letteralmente fermato e la temperatura è di 128 gradi, 126, come vedete è sceso. 127 perché riprende forse a funzionare. Siamo a 125 gradi. Sì. Per cui ci fermiamo e vediamo se la protezione termica effettivamente ha agito. Guardate com'è bollente. Però è tornato a darmi 4,9 volt, ma io ho staccato e quindi la temperatura è scesa e lui è tornato in funzione, come vedete. Quindi c'è una sorta di protezione termica. Sembrerebbe che ci sia, perché qui ho di nuovo 4,9 volt. Siamo scesi a 43 gradi e quindi possiamo riprovare un attimo al volo la lampadina e non si accende e tira fuori 200 mA. Forse lo abbiamo fritto. Adesso cambiamo integrato e proviamo di nuovo. Non è che fa schifo, è che questa lampadina è a 12 volt. Però lui si siede un po' troppo, mi va a 3,2, 4,2 volt. Quindi non mi piace molto. Si siede letteralmente. Adesso proviamo uno di quelli recenti. Io ne ho due smontati da una scheda. Ho dei 7805 moderni. Ne abbiamo trovato uno guasto. Questo qui è guasto, quindi lo massacriamo e lo gettiamo nella spazzatura. Ma questo invece tira fuori 5 volt belli puliti. Vediamo cosa fa con la resistenza da 5 ohm. Anche lui tira fuori 500 mA, vedete? E scende a 3,3, quindi non ce la fa. Mezzo ampere non è possibile. Ma porca troia, sto cosa che si spegne. 5 volt, 5 ohm dovrebbe darmi un ampere, invece non me li dà. Mi dà 3,3 con 0,5. Siamo a 95 gradi. Possiamo provare a fottere anche questo? No, riproviamo quello che avevamo forse bruciato. E questo, come vedete, letteralmente è morto. Quindi, no, è tornato. Non capisco che cazzo è successo. Forse un falso contatto. Comunque è tornato in vita. Se gli do la corrente, tacchete. E tacchete, siamo sempre lì, scende a 3,3, 0,5 ampere. Però lui improvvisamente è tornato in vita, forse era un falso contatto qui, su questi coccodrilli del cazzo. Invece verifichiamo con la temperatura se funziona veramente questa protezione da cortocircuito. Ma se gli do un corto, bim, ma lui la temperatura sale però, quindi protezione da cortocircuiti è anche un cazzo. Sono a 82 gradi. Io gli ho dato un corto qui e lui non è che si è staccato. Tacchete, corto. Vai, 90, 92, 100, 105, 109, 114, 120 gradi, 121, 124. E sono a 126 gradi. Ma lui non si sta fermando, eh. Adesso proviamo questo, al centro con aletta di raffreddamento gigantesca, un pezzo di alluminio gigante. Io l'ho collegato, vediamo la sua temperatura a quant'è. Ho 27 gradi sopra i morsetti, ma questo è normale perché l'ho toccati con le mani e probabilmente sono scaldati. Se lo accendo ho 4,993, 4,995, ho 5 volt praticamente. Vediamo immediatamente se gli do il carico a 5 ohm e che temperatura mi raggiunge. Guardate, scalda, sono a 33 gradi. Beh, io glielo lascio attaccato, ecco. Abbiamo attaccato il carico,
32, 34, 35, 36. Come vedete, comunque la temperatura rimane abbastanza normale, 39. La lettera di raffreddamento funziona veramente bene, dissipa. Sì, la resistenza è un po' tiepida, come potete vedere da qui. Mi tira fuori mezzo ampere, ma si siede miseramente. A questo punto io provo cortocircuito qui con il positivo e vediamo cosa fa. Ecco, fatto. La tensione mi scende, ecco un ampere. Ora sì che mi tira fuori un ampere, ma ho 1,4 volt, va bene, me ne sbatto, ci può stare. E lui mi tira fuori un ampere, sono a 57 gradi, 58, veramente interessante questa cosa, 62, ora sta salendo, questo cavetto è a 38 gradi, ora un ampere me lo tira fuori, ma a che prezzo? Va bene, 66 gradi, stacchiamo e lui è tornato a 5 volt. Voi cosa ne pensate di questa situazione? Guardate, il cavetto è più caldo, la giunzione del cavetto sul coccodrillo è calda, è più calda rispetto al transistor, vedete? Adesso guardiamo questo, che è un KA7805, è un po' più recente. E lui acceso mi tira fuori 5,01 volt. Ma ora, termocamera alla mano, lui è a 31 gradi perché l'ho maneggiato, gli do il carico da 5 ohm e come vedete è sceso a 3,2 e mi tira fuori mezzo ampere. Va bene, e lui scalda 42, 43 gradi, 44, 45. Questo sta scaldando un po' di più, pare che sia sui 50 gradi sta andando, sì. Interessante, se lo cortocircuito mi tira fuori un ampere in corto, scalda, come vedete scalda, è salito a 60 gradi, 64, però sempre un ampere mi tira fuori. E comunque il discorso è che non è che se li può inventare gli ampere, non è che è una sorgente infinita di ampere, questo non è possibile. Comunque R uguale V su I, I uguale V su R, e qua abbiamo 5 ohm, non possiamo avere esattamente, cioè sì, potremmo tirasse fuori un ampere. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Cosa ne pensate? E quindi io con questo riesco sicuramente ad alimentarci delle cose in modo discreto, e questo alimentatore dovrebbe fare più o meno il suo dovere con oggetti tipo quelli, tipo un Raspberry, tipo qualcosa del genere. Vedremo. Ma io mi sono posto un problema. Il discorso è questo, c'è questa resistenza che causa una caduta di tensione, quindi questa non è la vera uscita del regolatore in un certo senso. Non solo, ma tutti questi coccodrilli del cacchio sono veramente scadenti, scaldano, hanno connessioni scarse, sono fatti male, sono cinesi, comprati a poco. Devo rifarli tutti da zero, dovrei comprarne di più massicci. Fatto sta che ognuno di questi mi introduce una perdita. Allora cosa ho fatto? Ho saldato direttamente il condensatore, ho saldato i cavetti di ingresso al regolatore che vengono dall'uscita del trasformatore livellato, quindi qua ho circa 16 volt, 19 volt, adesso non mi ricordo, lo vedremo. E ho saldato l'uscita in parallelo e guardate che cosa scopro. Innanzitutto che la temperatura sale un po', sale anche sulla resistenza, siamo già a 66, ma io accendo, non ho più la misura di corrente perché ho tutto saldato, ma io ai capi della resistenza ho quasi 5 volt, 4,923, ma ripeto, non è quella vera. Io devo fare un altro tipo di misura, devo misurare quanto entra in ingresso, e qui mi entrano, se facesse contatto sto cazzo di terminali di merda, del tester di merda, 16,95 volt, ok? Mi entrano 16,95 volt. In uscita, tra ingresso e uscita, io ho una differenza di 11,99.
Se io sottraggo dal primo il secondo, ottengo circa 5 volt. Quindi io sto tirando fuori esattamente 5 volt qui, che sono 4, 9, 18, c'è un minimo di caduta. Ma io qua in questo momento ho un ampere che mi circola, all'incirca un ampere. E la resistenza è a 94 gradi, adesso sta scaldando assai, il regolatore è 80. Ora sì che non ho perdite sui cavi, i quali sono belli rigidi e non si stanno scaldando. Si sta scaldando la resistenza, che è diventata una bestia a 100 gradi in questo momento, 99 qualcosa, spero che si veda, 101 in questo momento, e il dissipatore, il transistor, è a 84 gradi. Vediamo, adesso io interrompo e provo a vedere se riesco a fare una misura di corrente a questo punto. Mi sembra difficile perché... sì, devo dissaldare e ricollegare in qualche modo, va bene. Ok, se non mi incazzo con tutti questi cavi che sono in mezzo alle balle, io adesso ho il correntometro, il misuratore di correntometro, qui, e adesso mi attacco con un capo al cavo e col capo all'altro me lo metto nel cavo. Questo me lo metto nel cavo qua, schiacciando fortissimo. E ora vedremo la corrente. Ed ecco che, come per magia, abbiamo, rispetto a prima, porcaccia, vedete, quasi un ampere, 0,95 ampere. Perché? Perché qualcosa si perde in questi contatti, nei puntali, nei cavi. Però adesso tira fuori un ampere questo stronzo di merda. Eh sì che lo tira fuori, e questa resistenza si sta scaldando per bene. Infatti io la trovo come temperatura massima, adesso stacco, come temperatura massima la resistenza ce l'ho a 86 gradi e il dissipatore con il mio transistorello è a 70, 69, 68. E il dissipatore è caldino ma fa il suo mestiere. Fa il suo mestiere, fa il suo mistè e quindi funziona bene. Pure a questo punto gli do il corto, vediamo se gli do il corto attraverso i puntali dell'amperometro. Vediamo che cosa mi dice. Ma qua vediamo, 1,65 in corto, vedete, però si è spento perché ha la limitazione di corrente interna. Tacchete, e lui si spegne dopo un po' perché lui è limitato in corrente. Vediamo a quanto l'ho mandato. 73 gradi, 71, 70, scende in fretta perché il dissipatore dissipa, però sta andando, adesso sì che mi tira fuori un ampere e mezzo, e io ti posso anche cortocircuitare, bastardo di merda, vedete? Oh, ora sì che funziona, questi cosi funzionano, sono ottimi, sono solo questi coccodrilli del cazzo che fanno un contatto di merda, perché sono, cioè, sono veramente, se li guardate, sono delle... vedete, sono delle merde cagate e vomitate, pinzate con la plastica sopra, senza nemmeno una saldatura. Se io tiro, questo viene via. Questi andrebbero tutti rifatti. Ed ecco, per amor della scienza, cosa si fa? Si salda direttamente sui puntali del tester. Ho saldato i cavi con in serie una resistenza da 3 ohm, 4 watt. Quindi andrà a fuoco e vedremo la corrente. Quindi è una cosa che adesso noi faremo e assisteremo all'orrore. Vado. Ecco, un ampere e mezzo. E la resistenza si sta scaldando. Si sta scaldando e non durerà. Non durerà e farà uno scoppio. Io la resistenza già... il dissipatore è caldo, però sta durando. Un ampere e 41. Vedete, un ampere e 39... molto interessante. A quant'è la resistenza? È a 200 gradi, 203 gradi, attenzione, sta fumando vistosamente. 1,33, 32, la corrente sta scendendo, forse la resistenza sta aumentando di valore a causa della temperatura? Comunque la resistenza è a 200 gradi, da qua non si vede perché... la plastica blocca, ma io da qui leggo 200, vediamo se riesco a farvelo vedere, 203 gradi,
Va bene, stacchiamo per un attimo. Il transistor è a 98 gradi. Siamo veramente al limite qua, eh? Eh sì, stacchiamo. Molto bene, molto bene. Adesso tolgo questa lente e tolgo questa cazzo di lente e vedete, la temperatura è ancora a 203 gradi. Questa resistenza è bollente. 197, 195, va bene. Raffreddiamola soffiandoci sopra. Ha dissipato 4 watt, siamo a 148 gradi. Yo. Mentre il nostro transistor, il nostro regolatore di tensione è ancora... No, siamo a 45 gradi. Va bene, ha dissipato anche lui, è diventato abbastanza freddo. Adesso lo accendo ed ecco che ho 1,5 A e sto coso del cazzo che si spegne e io ho 4,7 volt. Wow, io ho quasi 5 volt qui. Se solo facesse contatto. 4,7 che facendo dovuti calcoli saranno circa 4,8, 4,9. Quindi questi cosi funzionano. 4,724 diviso 3 ohm fa circa 1,57 A. E in effetti io, quando qua accendo, ho 1, beh adesso 45, 44, perché lei scalda a bestia e probabilmente la sua resistenza in qualche modo aumenta. E però il regolatore funziona, lo stiamo stressando tantissimo. Vediamo se con un pochetto di acqua cosa succede su questa resistenza. Ecco, vedete, frigge, l'acqua frigge. Fantastico. Quando io glielo ficco e lui scalda a bestia, io all'ingresso ho 16,49 e tra ingresso e uscita ho 11,60. 16,49 meno 11,60, vediamo, 16,49 meno 11,60 uguale, c'ho 4,89, quindi addirittura sto dentro le specifiche. Dovrei provare adesso con un diodo per vedere se tutto ciò mi rende la vita sana, se io posso vivere una vita sana. Ed ecco che adesso abbiamo messo in serie all'uscita, alla massa del 7805, un diodo Schottky, che è stato comprato a scrotone. A scrotone vendono questi diodi Schottky. La loro caduta è di circa 0,2, io spero che sia 0,2, perché così vedremo un po' che cosa otteniamo come uscita. In parallelo, qui, se io riuscissi a ficcarglielo in modo che questo coso tenesse, ecco, magari così io potrei ottenere una misura di tensione subito senza dover stare lì a cincischiare. Vediamo. E ovviamente non misura un cazzo perché non fa contatto, però 1,6 A su. Ma perché non fa contatto sto coso? Ma perché non fa contatto? Ecco, 5,1. C'ho 5,1 volt con 1,5 A e questa è un'ottima cosa, vedete? 5,15 volt con 1,5 A, allora sì che ci siamo, questa sì che è una bella tensione di alimentazione. Che cazzo! Siamo tornati alla resistenza da 5 ohm, e infatti ho 1 A, 1,05 e in uscita ho 5,2, quasi 5,3 volt. Bene, con 1 A. Ottimo, devo dire ottimo. Forse questo diodo è un po' troppo alto. Vediamo che caduta di tensione ha il diodo. È 0,4. 0,4 dovrebbe essere un po' di meno. Devo trovare il diodo giusto e poi sono a posto. Posso fare l'alimentatore fine di mondo, che mi fa cadere giusto quel tantino che serve, puttana di Eva la telecamera, che serve per farlo funzionare. Bene così, perfetto. Ho lasciato acceso un posto facendo uno stress test. Il transistor arriva a 96 gradi, ma vedete, basta soffiare da lontano
Che la temperatura scende. Adesso non di molto, però basterebbe una ventolina. Qua sono rimasto fisso a 1 ampere e qui la resistenza è a ben 140 gradi circa. Lui non fa una piega. Questo sta sotto i 100 gradi, ecco 98 adesso, però è acceso da una decina di minuti e il dissipatore sì, è un pezzo di alluminio, ma devo dire che non è un granché. E quindi bene, 1 ampere fisso, 5,2 volt su un carico che gli suca 1 ampere e va benissimo così. Invece tornando a lui, socialismo lui, vi ricordate che quando ho provato a mettere il diodo sul collettore di questo stronzone qua, io non ottenevo un innalzamento di tensione? Ma è logico, ho pensato, perché qua il collettore è attaccato a massa, è già a massa. Quindi non posso metterci un diodo perché metto il diodo sulla massa e lo considero massa e lo collego a massa. E il diodo è cortocircuitato dalla massa perché a massa che cazzo metto il diodo? Che cazzo metto il diodo? Qui sì invece che funzionava su questi due. Infatti ho circa 5,7 perché questi sono diodi normali. Non sono diodi Schottky che si comprano a scrotone. E per finire prova di carico su tutti quanti, compreso lo stronzone qua. Che non è per nulla poco efficiente, anzi, devo dire che scalda abbastanza poco, ma mi riscalda a bestia il resistanzone che sta arrivando a 100 gradi da 5 ohm e lui mi tira fuori 5 volte abbastanza steady. Vedete, 4,91, siamo nel range della tolleranza del datasheet. Quindi anche lui funziona molto bene. Tutte le perdite che vedevamo prima erano dovuti a quei cazzo di ponticelli di merda. E sempre sull'analisi dei consumi degli apparati, io stavo provando questo router TIM trovato nella spazzatura, che funziona come vedete, e dice che vuole un alimentatore da 2,5 ampere per 12 volt. Io lo sto alimentando col suo alimentatore e non ha mai consumato più di 600 mAh. Vediamo un po' se riesco ad entrare nella sua interfaccia web e se fare questo mi alza i consumi. Direi di no, sono sempre sui 600 mAh. E sono dentro ed eccolo qua. E il consumo è sempre lì, è sempre lì. Non sicuramente 1,2 ampere, addirittura adesso il consumo è calato. Ho le due interfacce wifi accese. Adesso cambio password e provo a collegarmi al wifi, così vediamo se consuma di più. Ed ecco qua, ho impostato access point e password culo rotto, mi collego a mano, piglio l'indirizzo IP e ora non so se ci riesco a entrare perché ho... Sì, sono dentro. E come vedete sono connesso al wifi, sto consumando meno di 600 mAh. Ora entro, sono connesso wifi, come vedete. Non rompere il cazzo con le password, possibilmente. Ed eccomi qua. Quindi questa cosa consuma 600 mAh. Sta funzionando. Adesso provo lui. Stavo provando lui, così tanto per. È un alimentatore stabilizzato a 12 volt. E accendiamolo. Eccolo qua. Ora vediamo se funziona e come funziona. Questo alimentatore è molto carino, ci è stato regalato da Peppe. Che saluto tantissimo, che segue il mio canale e si diverte a guardarmi bestemmiare. Si sta accendendo, ha acceso il wifi, guardate, il consumo è sempre lì, lui ce la fa tranquillamente. Alimentatore lineare, zero disturbi. Quindi mi sa che io farò questo passaggio perlomeno per la 12 volt. Allora, io sì, ho
ho fatto questo, ma allora mi direte, ma perché cazzo l'hai fatto? Non mi fido molto, perché basta toccare un attimo questi e la tensione se ne va a fanculo. Questi sono regolabili, questo lo userò per esperimenti, ma per alimentare gli apparati preferisco qualcosa di fisso, un'alimentazione fissa. Questa è regolata dal trimmer, l'ho settata a 12,5 volt e vi assicuro che sono esattamente circa 12,5. Qua infatti è tornato online, se io tocco qui e qui, vedete, ho 12,18. Potrei alzarlo un pelino, adesso infatti lo alzerò un pelino, lo porto a 12,5, così lui sta bello tranquillo, ma come vedete non fa una piega. Bene così. E poi mi sono ovviamente ricordato di avere questo, che è un alimentatore 13,8 volt 10 ampere regolabile, quindi l'ho regolato a 12,5 con 4 2N3055, un bestione veramente solido, a cui ho aggiunto un regolatore, adesso mi manca il condensatore in uscita ma lo monterò, con i suoi terminali. Ed ecco che io qui ottengo 5,5 volt, 5,4 a seconda di questo diodo, e quindi ho risolto il mio problema, ho risolto, e questo qua diventerà un'altra cosa, adesso vedrò. Praticamente ho fatto tutto questo lavoro assolutamente per niente e sono veramente un coglione. Guare guare wa, alimentatoru des. Ed ecco che alla fine ho ottenuto questo oggetto, ho montato un mega ventolone pazzesco. E infatti lui è gelido, non fa una piega, ho anche incollato questo voltmetro impreciso che mi dovrebbe misurare la 12 volt. Con la 12 volt alimento lui, che è una scheda Alix, un serverino, e alimento lui, che è lo uso come switchino piccolo, diciamo, anche se adesso ho collegato pure lui, ma lui mi genera disturbi radio nella radio SD. Per cui, insomma, questi due sono alimentati dalla 12 volt, la 5 volt tramite questo alimenta questa scheda Pine 64 con gli emulatori dei VAX e sta andando alla grande. Il tutto è, ripeto, è freddo, è silenzioso, le tensioni sono perfette, qui ho 5,2 volt precisi e va benissimo. La temperatura di questo coso, 29-31 gradi. Forse dentro c'è qualcosa in più, 40-43, ma è veramente, veramente tranquillo. Su 10 ampere, cosa volete che sia? E quindi, bene, i serverini funzionano. Io qua ho un ping solido e soprattutto ho eliminato un troiaio di alimentatori ficcati in questa ciabatta che bastava toccarli per fare cadere l'alimentazione dei server. Quindi bestemmie e adesso ho due spine occupate da delle stronzate che devo togliere, ma è tutto più migliore, la mia qualità di vita è molto migliorata grazie a questo stronzo qui. Per finire, perché non ne possiamo più, questa serie è dedicata agli alimentatori. Io per adesso, è veramente pesante, l'ho rimontato nel suo box originale, che è molto bello, c'ha pure i piedini di gomma, vedete, e però non l'ho montato perché il pannello va rifatto, questo qua, secondo perché dentro devo cablare tutto per bene, poi devo fare queste due uscite un po' più migliori. Quindi questo diventerà un 5 e 12 volt con diverse uscite, però ripeto, devo rifare questo pannello. In tutto questo ho ottenuto anche lui, che è un doppio alimentatore unale, un alimentatore biunale da più 5 a più 15 volt senza 0,7 ampere, quindi, però questo è regolabile, non limitato in corrente, quindi è bestia, brutal bestia. Bestial Holocaust, e con le uscite separate tra di loro e non connesse alla massa,
Quindi qui c'è anche una massa metallica del case, ma non è connessa al negativo delle uscite dell'alimentatore. Non male questi buchi per essere fatti a occhio. E in tutto questo poi alla fine mi sono recuperato questo, l'ho modificato e fa quello che volevo fare all'inizio. Potevo farlo già dall'inizio risparmiandomi tutta la fatica che ho fatto con gli altri cazzo di alimentatori. Gli ho messo per adesso questo strumentino scippato da un altro alimentatore che ho distrutto per buttarlo via, perché l'ho distrutto. E quindi vabbè, può darsi che ci sarà un ulteriore video in cui monterò questo coso. Forse sì, forse no. Ditemi voi se volete vedere questo oggetto finito, oppure se volete vedere me finito.